Allora Vanessa, raccontaci un po' questa esperienza sicuramente emozionante di Miss Italia. Sì, è stata un'emozione veramente grande da rifare. Miss Italia mi ha insegnato molte cose. Certo, avrei preferito andare un po' più avanti, però è stata lo stesso un'emozione bellissima. Il percorso prima di arrivare in TV? Ho fatto molte selezioni durante l'estate e poi ho vinto la fascia di Miss Sicilia, che mi ha permesso di arrivare direttamente alle finali. Noi sappiamo che a te piace cantare, cioè tu sei una cantante. Sì, sì. Ok, che genere di musica preferisci cantare? A me piace molto la musica italiana e una delle mie cantanti preferite è Mina. La mia domanda nasce a questo punto spontanea: come mai, visto che tu canti, non hai pensato di partecipare a un festival canoro, piuttosto, quindi Miss Italia piuttosto che un festival canoro? Miss Italia è sempre stato un mio sogno fin da piccola, quindi visto che 2 anni fa l'avevo già fatto, sono arrivata solo alle prefinali, ho deciso di rifarlo magari per andare un po' più avanti, ed è stato così. Per quanto riguarda i festival canori, li ho sempre fatti qui in Sicilia e ho anche fatto delle selezioni per altri programmi televisivi, quindi anche lì ho provato. Benissimo, sappiamo che Miss Italia, anche se non si vince, offre comunque delle buone opportunità di lavoro. Quali sono i tuoi obiettivi lavorativi futuri? Io spero di andare avanti comunque nel canto, visto che la mia passione è questa. Poi se si presentano altre cose sicuramente non rinuncio. Noi ti facciamo allora un grande in bocca al lupo. Vuoi salutare gli amici di Urban Week? Ciao amici di Urban Week, grazie!